finisce nell'occhio del ciclone la foto scattata lo scorso venerdì in via Zolfatai in occasione dell'inaugurazione della Strada degli Artisti, iniziativa nata dalla collaborazione tra l'assessorato alla cultura del Comune di Catania, la discoteca Empire, l'Accademia di Belle Arti e l'Associazione Zen, che ritrae l'assessore alla cultura Orazio Licandro a braccetto con Domenico Di Bella, gestore della nota discoteca catanese Empire, sequestrata dalla polizia e, secondo la Procura di Catania, presta nome del boss Ieni del clan Pillera Puntina. La magistratura farà il suo corso, scrive in una nota Catania Bene Comune, senza alimentare polemiche inutili. La situazione obbliga le istituzioni della città di Catania a una seria riflessione sul punto critico che si è raggiunto. E ancora, il sindaco dovrebbe seriamente ragionare se esistono oggi le condizioni per continuare in maniera credibile l'attività amministrativa. Non vi è alcun dubbio, scrive ancora Matteo Iannitti, che l'assessore alla cultura Orazio Licandro debba presentare senza ulteriore indugio le dimissioni dalla carica che ricopre, un atto doveroso e di minima decenza. Non si fa attendere intanto la replica dell'assessore Licandro. Non vi era alcuna diretta collaborazione sull'attività, scrive in una nota. L'amministrazione ha chiuso al traffico e ha riqualificato una strada per permettere mostre e altre iniziative culturali che sarebbero state organizzate dall'Accademia di Belle Arti e da altre associazioni. E sulla foto della polemica è intervenuto con una nota anche il Comune di Catania. In questi anni, si legge, la magistratura e le forze dell'ordine hanno inflitto alla mafia colpi pesantissimi e l'amministrazione ripone la massima fiducia nel loro operato e li sostiene. Per questo, se nella vicenda che ha portato al sequestro dei beni al boss del clan Pillera Puntina, Giacomo Maurizio Ieni, tra cui la discoteca Empire, ci sarà un rinvio a giudizio, ci costituiremo ovviamente e immediatamente parte civile. Per quanto riguarda l'inaugurazione della Strada degli Artisti, avvenuta qualche giorno fa, prosegue la nota, si ricorda come si sia trattato di un intervento di riqualificazione urbana al quale hanno concorso diversi soggetti, dall'Accademia di Belle Arti ad associazioni a privati, e che questi privati non erano mai stati oggetto di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. A Catania e a Palermo, poi nel Messinese e ancora nei bacini Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Al progetto nazionale che per la Sicilia riservava la realizzazione di due termovalorizzatori, la Giunta Crocetta ha risposto in questi giorni con la proposta di 6 impianti più piccoli ma piazzati in diverse zone della Sicilia. Da definire la precisa localizzazione, ma, afferma il presidente della Commissione Ambiente, Giampiero Trizzino, non è peregrina l'idea che possano essere realizzati nei pressi delle discariche a Bellolampo, per esempio, per quanto riguarda Palermo, e a Motta per quanto riguarda Catania. Di certo corriamo il rischio di veder puntellata l'isola di impianti che guardano al passato e che rischiano di avvelenare il futuro. Dei 6 inceneritori, 2 più grandi con potenzialità non superiore a 200.000 tonnellate verrebbero realizzati a Palermo e a Catania, gli altri 4 con potenzialità compresa tra le 60.000 e le 80.000 tonnellate negli altri comprensori. Sbarcati al porto di Catania 102 migranti provenienti dall'Africa subsahariana, tra cui 9 minori tratti in salvo nelle scorse ore dalla nave militare irlandese Samuel Beckett. Alle operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura di Catania hanno preso parte rappresentanti della Capitaneria di Porto e delle forze dell'ordine. Tra questi, funzionari della questura che curano le procedure per l'identificazione dei cittadini extracomunitari, funzionari del Comune di Catania, della Protezione Civile Regionale, dell'ASP e dell'USMAF, volontari della Croce Rossa, di Emergency, di Save the Children e dell'OIM. Completate le operazioni, secondo il piano elaborato dal Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, i migranti saranno mandati nei vari centri di accoglienza distribuiti su tutto il territorio nazionale. In Sicilia alcuni dati della Caritas sono veramente impressionanti. A Siracusa negli ultimi anni si è avuto un aumento dell'89% di utenza. A Palermo nel 2014 l'utenza è aumentata del 30% in più rispetto all'anno precedente. A Catania la mensa dell'Help Center è stata portata da 60 a 150 posti e per rispondere ai bisogni l'apertura è di 365 giorni su 365. Per questo, questa mattina, in occasione della giornata internazionale dell'alimentazione, le deputate del Partito Democratico Luisa Albanella e Concetta Raia hanno illustrato alla stampa le due iniziative legislative presentate nelle rispettive sedi parlamentari, Camera dei Deputati e Assemblea Regionale Siciliana,
sul tema degli sprechi alimentari, il recupero dell'invenduto, il riuso delle eccedenze. Il disegno di legge, presentato all'ARS suddiviso in 7 articoli, intende implementare il welfare di comunità, ridefinendo il ruolo della pubblica amministrazione, del volontariato e del mondo imprenditoriale. A partecipare anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Catania, Angelo Villari. Noi abbiamo presentato a livello nazionale una proposta di legge, la prima firmataria è l'onorevole Gadda, tantissimi parlamentari del Partito Democratico l'hanno sottoscritta e anzi io sono una di quelle che effettivamente ha contribuito alla stesura di questa proposta. La finalità è quella di sensibilizzare, incentivare e semplificare tutte le procedure che possono servire a far sì che gli sprechi alimentari possano ridursi, ma non solo, che gli sprechi alimentari possano essere utilizzati nel sociale per dare aiuto a quelle famiglie che in questo momento, a quelle popolazioni che in questo momento sono nella povertà più assoluta. La proposta è in terza commissione, mi auguro che venga portata immediatamente in aula perché anche la Sicilia si adegua a un modello che è quello di combattere gli sprechi alimentari. Noi viviamo una povertà molto forte nella nostra regione, ma soprattutto anche a Catania. Facciamo in modo che tutto quello che avanza e che non è scaduto possa essere dato alle persone che hanno bisogno, e sono tantissime le famiglie nella nostra provincia che hanno bisogno, che non si alimentano più, sono aumentati, i dati sono in percentuale aumentati in maniera esponenziale. Allora noi pensiamo che combattere gli sprechi alimentari significa anche abituarci ad fare un buon uso dell'alimentazione, di ciò che produciamo, ma anche la cosa molto importante è quella di riuscire ad avere un rispetto anche dell'ambiente. Noi nel mese di aprile di quest'anno come Comune di Catania appunto lanciammo l'allarme relativamente a due problemi. Uno, da un lato lo spreco alimentare che riguarda Catania, ma non solo, naturalmente riguarda ormai il mondo e che va affrontato per dar risposta a chi invece ha bisogno. Dall'altro i comportamenti alimentari che ormai colpiscono provincia di Catania, migliaia di donne e gli uomini che appunto da un lato o soffrono di anoressia oppure di bulimia e che è figlio dell'educazione alimentare. Allora questo disegno di legge è perfetto perché da un lato affronta il tema di come educare a un'alimentazione sana, corretta, a partire dalle scuole i giovani, in modo che questi disturbi del comportamento alimentare sono diventati gravissimi, spesso possono essere affrontati. Dall'altro affronta il tema, anche questo gravissimo e importantissimo, che riguarda, ripeto, il mondo, che è quello di evitare che ci siano sprechi alimentari così forti e che invece poi c'è gente che muore di fame. Ancora caos sulle autostrade siciliane, traffico rallentato questa mattina sull'autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incidente tra Buonfornello e Scillato in direzione nord al chilometro 47.2. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Incassati da poche ore 22 milioni di euro vinti grazie al Super Enalotto lo scorso 16 luglio ad Acireale, lo ha comunicato l'ufficio premi della Sisal. Il fortunato giocatore aveva centrato il 6 con una schedina da 2,50 euro in una tabaccheria di Corso Savoia. Il regolamento prevede che la vincita venga accreditata il 91esimo giorno dalla data del conseguimento. Il 6 di Acireale è l'ultimo e il più consistente realizzato quest'anno ed è anche il 115esimo della storia del concorso.